Questi segreti ti rovineranno l'infanzia. Tutti noi da piccoli trascorrevamo le giornate a guardare i cartoni animati. Però la nostra mente innocente non ci faceva accorgere di alcuni dettagli, e in questo video vi farò vedere alcuni di questi momenti. SpongeBob è probabilmente uno dei cartoni con più messaggi nascosti di tutti, e quindi non potevo non metterlo in questo video. Guardate questa scena. In questo video vedete che SpongeBob è sotto la sabbia. Ma non lo sta prendendo per il naso. Io pensavo che lo stesse prendendo per il naso. Guardate. Perché? Io onestamente mi ricordavo che lo tirasse su per il naso. E poi, se guardate, la somiglianza è forte tra il naso e l'altra cosa. Ma come puoi pensare in uno show dei bambini mettere questa cosa? Tutti noi abbiamo i Minion. Ma guardate questa cosa, vi farà riflettere un casino. I Minions hanno servito le persone più deprecabili che sono riuscite a trovare. Vedete gli Egizi? Ma chi hanno servito tra il 1939 e il 1945? Chi può essere questa persona così cattiva tra il 1939 e il 1945? Io avrei una certa idea, fatemelo sapere. I Minions sembrano così buoni, ma in realtà sono abbastanza cattivi. Questa cosa mi ha fatto veramente pensare, comunque. Sempre rimanendo in tema SpongeBob, qua Patrick e SpongeBob stanno parlando e a un certo punto Patrick dice una cosa a SpongeBob, tipo un'idea su come risolvere qualcosa. Gli sta dicendo: Patrick, il tuo genio si sta facendo vedere. Patrick però capisce un'altra cosa, guardate cosa fa. Si copre le parti intime, cioè va bene. Ricordiamoci che questo è uno show per bambini, eh. Non so se alcuni di voi si ricordano Johnny Bravo, io lo guardavo da piccolo su Boeing. Scrivete se anche voi lo guardavate. Guardate questo momento, cosa fa Johnny Bravo, è in un aereo. Per qualche ragione tira questo oggetto e si trasforma in un clown donna. Che già lì è strano comunque. Ma guardate cosa fa dopo. Va in bagno con questo clown e si chiude. What the fuck? È un cavolo di cartone. Queste cose sono le cose di cui vi parlavo, che può cogliere un adulto ma non può cogliere un bambino. Quindi un bambino non è che ci fa molto caso. In Gumball, che è un cartone di un pesciolino, sono in questa foresta e incontrano una cosa tipo mezzo cavallo e mezzo qualcos'altro, non si capisce bene. Il protagonista gli dà una sberla sulle chiappe, ma questo al posto di fuggire dice: ehi! Diciamo che non è una reazione molto consona da mettere in un cartone. Shrek è stato uno dei miei cartoni preferiti in assoluto e lo guardo tuttora. Il primo di Shrek è sicuramente uno dei più iconici di tutta la DreamWorks. Qua c'è Shrek e Ciuchino che stanno andando a visitare il castello di Lord Farquaad. E come vedete, vede che il castello è enorme. E quello che dice è: enorme, dovrà compensare con qualcosa. E si capisce benissimo che intende le dimensioni del membro di Lord Farquaad. Io quando ero un bambino l'ho inteso in un altro modo, nel senso che era bassino, quindi doveva compensare quello. Però è evidente che i creatori di Shrek intendessero un'altra cosa. I Teletubbies hanno fatto parte della mia infanzia, soprattutto quando andavo all'asilo, o forse anche i primi anni elementari, non mi ricordo, però sicuramente all'asilo. E quindi dovrebbero essere puri. Ma guardate questa scena, cioè, quello giallo soffia dentro questo oggetto, che sembra una lingua enorme, per andare sul lato B, diciamo, per stare family friendly, del Teletubbies viola. Ma vi sembra normale? E questo qua. Cioè, ma vi sembra una scena normale che da mettere in un cartone? Per me no, però va bene. Cioè, è come se gli leccasse il culo e questo qua. Al posto che andarsene via se ne sta lì e fa il timido. Ditemi se è normale, per me non lo è. E ritorniamo con i Minions. Guardate questa scena, cioè, veramente. Allora, qua ci sono tutti i Minions, c'è una ragazza che sta guardando da qualche parte. E tutto sembra normale, eccetto per questo Minion che ha un solo occhio. Guardate cosa fa. Guardato il culo, poi ha guardato verso di noi e ha fatto una faccia tipo da morto di figa. Perché così. Ricordiamoci che la maggior parte che vanno a vedere questi film sono dei bambini. Lo fanno anche gli adulti, però cavolo, cioè. E questa non era fraintendibile per niente. E guardate qua, invece c'è una fontana bianca, un po' troppo bianca. È un po' sospetta questa cosa, però diciamo che si possa trattare di una fontana. Mi rifiuto che un minion possa fare questo a qualche altro minion. E comunque. Però quella fontana era veramente bianca, cioè non dovrebbe essere così bianca. Chi ha capito
va bene, gli altri meglio che restino senza sapere cosa voglia dire quella scena, o cosa sembra almeno. Qua vabbè, due minion si baciano, vabbè, non è così grave. Ok. Ok, questo invece è un po' più grave. Quindi i due minion sono stati a letto e... Ma che sesso sono i minion? Non hanno sesso praticamente. Ok, qua c'è in Baby Boss un dialogo che potrebbe essere frainteso, soprattutto se non sei vedente. I due protagonisti stanno discutendo su chi dovrebbe succhiare il ciuccio. Il Baby Boss vuole far succhiare il ciuccio al bambino un po' più grande, ma in realtà più immaturo. E discutono su chi dovrebbe succhiarlo e sulle dimensioni del ciuccio. Potrebbe essere molto fraintendibile questa cosa, ma lasciamo il dubbio, che è meglio. Biancaneve è uno dei film Disney più famosi in assoluto, probabilmente è tipo il primo lungometraggio della Walt Disney, ed è stato iconico. C'è una teoria che dice che Biancaneve possa essere morta dopo che la strega gli ha dato la mela e lei l'abbia mangiata, e in realtà non l'ha svegliata il bacio del principe, ma in realtà era già morta, sepolta. Sepolta no, però. Infatti, se vedete qua, sembra già morta e non penso si riprenda più. Qua si è ripresa, ma guardate qua, il castello è molto luminoso e molto distante, sembra che sia arrivata in paradiso. Sarebbe molto triste come cosa. E ritorniamo con SpongeBob. Qua possiamo vedere SpongeBob che parla con il suo animale domestico, che è una lumaca di mare. E c'ha due saponette, le appoggia per terra e gli dice non raccoglierle facendo l'occhiolino. Per chi non lo sapesse, in carcere, una tecnica per essere... Non so come dirlo. Quando si dice non raccoglie la saponetta si intende che nelle carceri, quando si fa la doccia e si è tutti nudi, un prigioniero, un detenuto, butta giù una saponetta e chi vuole la raccoglie abbassandosi. Poi lascio intendere a voi. Non è una cosa che bisognerebbe mettere in un cartone. Raccoglierla e non vado oltre, avete capito. Chi non ha capito perché è troppo piccolo va bene così. Se vi è piaciuto il video lasciate like, commentate e condividete. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga.